io comincio a registrare da qui. Non so quello che succederà, quello che accadrà, ma leggete i nomi sotto. Voglio provare a fare qualcosa, a divertirmi con voi. Vado a bannare il cane, vediamo quello che succede. Mi sto dissociando. E vi dico solo che a inizio serata abbiamo beccato Trebor. Vi chiedo un like, l'iscrizione alla campanella, sta parte non la vedrete mai. Concentrati, seri, sul pezzo. Citando i player di Brawl Stars Championship, vi dico che domenica 4 aprile alle 15 ci saranno gli europei su questo channel, probabilmente con triplo cast, Ferre, Gigi, Grax. Attenzione, Zanna va con Byron. Prenderemo poi le casse Mega, ne abbiamo tre da prendere. Ma non mi fate distrarre perché un attimo qui a saltare per aria. Leggo un certo Aigaus, un Pablitin 3333 e Ale Super Saiyan che si è preso Semino. Mettere Mortis è molto rischioso con 8 bit. Mr. P. Vado con il Mr. P lane, Byron mid e Mortis eventualmente scattante un po' in giro per la mappa. Non so quello che succederà. Secondo me 2-0 schiacciante, easy slapping. Me ne vado penso sulla sinistra. Non potrà mai succedere una cosa del genere. Se succede, credo che ci saranno eclissi solare, boh. Semino incredibile. Vabbè ragazzi dai, mi sto letteralmente dissociando. Scusate se la commenterò un po' male. Anzi, forse è meglio se mi concentro un pochino. C'ho paura solamente a muovere l'analogico, vi dico solo questo. Come si muove Ambra? Come si muove Ambra? Il carretto l'ha chiappato. Attenzione, calmi, Grax, calmati. Perché l'8-bit è buono, ma senza torretta lo sapete meglio di me, no? Quindi, torrettina qua. Nel chilling, Semino l'abbiamo visto. Cerchiamo di farmare le gemme. Nella parte di destra c'è sempre Ambra, ma Zan è stato bravissimo al colpirla e Ambra viene tolta. Io mi vado assolutamente ad assicurare più gemme possibili, perché le gemme mi servono contro l'8-bit che può sgaggettare e tornare indietro. Ottima la cura di Zan. Occhio ad Ambra. Io torno indietro senza crepare, ma la scelta di andare sulla parte sinistra non è buona. Zan viene chiuso fuori. Attenzione, Ambretta c'è. Sarei contento anche di vincerne una, sono sincero. Però come fai con Ambra? Potenza il pinguino, me l'hanno acchiappato sotto sulle strisce pedonali. Il danno c'è, 7 gemme per loro. Ambra pusha come se fosse, non lo so, una cosa indecente. Il pinguino c'è, Aigaus ci prova. Secondo me i nostri italiani in championship possono battere questi individui qua. Sono veramente di un'altra categoria. Ma la speranza è l'ultima a morire, perché sì, boys, un team italiano si è qualificato. Occhio, va giù, però hanno 10 gemme precise, 8 più 2. Ci prova Alex, mamma mia ragazzi, che difesa. Che difesa, GG. La prima è andata, va bene. La seconda magari giocandola un po' meglio, soprattutto per quanto riguarda Grax, che non si è mosso, può succedere qualcosa. Nel frattempo mi dissocio, eh. Attenzione, Alex va sulla parte di sinistra, io cerco di andare sulla destra. Devo cercare di togliere la Ambra, che è quella che causa più problemi di tutti. La scelta del Mortis non è chissà quanto folle, perché loro avendo Semino, un Mortis potrebbe pusharlo e non poco. Bella la kill di Zan, non me l'aspettavo. Occhio ad Ambra che continua il pressing imperterrita, cioè non si muove, regate lì, sta sempre sulla sinistra, pressing alto, sciabolata morbida. Alex cambia zona, io vado sulla parte di sinistra. Il Semino chiude fuori lo Zan e toglie anche i cespuglietti. Tolgo quasi Semetto, ci provo, in realtà Semetto è totalmente imprendibile per il sottoscritto. Ma quanto sono forti! Come ricevere danni infiniti da un team competitive di serie S? C'è un modo per riaprirla, provare a fare un pressing buono? Secondo me non esiste, ragazzi, probabilità di vittoria contro questi player. Assurdo. Però io vi dico che la Lega delle Stalle è totalmente fuori di testa. Nel senso, ti alterna team assurdi a una serie di team diamante 1. Così che se vinci contro diamante prendi pochissimo, se perdi contro diamante perdi tantissimo, se perdi contro quelli top perdi poco, se perdi contro quelli normali perdi tanto. Quindi non puoi fare nulla, ci hanno letteralmente schiantato. Ma come caspita si fa? Io vi chiedo un like, vi lascio questa partita per farvi capire com'è il matchmaking, ma andiamo un attimo ad analizzare. Non abbiamo perso nulla, io volevo portarvi il record di Lega delle Stalle. Il problema è che siamo arrivati alla partita record e abbiamo perso la partita record. Ho missato 3-4 volte la registrazione. Io vi chiedo un like per la rata, lo schiaccia sassi che ci ha fatto Aigaus. 40
43.000, Pablitin 38.000, Ale Super Saiyan 35.000, tutti miti 3. Prima abbiamo perso contro un altro mito 1, ma lasciate stare. Le partite vinte te le fa fare contro quelli bassissimi, che se vinci, ripeto, vinci poco, se perdi te tolgono mezzo grado. Scendendo sotto, rimanendo in tema championship, abbiamo beccato pure il signor Trebor. Per non farci mancare nulla, ci abbiamo vinto, ma stava trollando con Dynamike. 51.000 coppe, 63.000 vittorie 3v3, campioni uno in solo. Io vi ricordo Alex Zan, secondo e terzo link in descrizione. Vi ho fatto vedere quanto sono forti. Preparatevi domenica 4 aprile, davvero ragazzi, non mancate. Dopo i cannelloni, dopo le lasagne, dopo la carne, l'antipasto, lo spumante, il tiramisù, l'uovo di Pasqua, la colomba, quello che vi mangerete a Pasqua. Tutti appanzati, botta da carboidrato, anche un po' sonnolenti in dormiveglia. Mettetevi la live della Championship Europei, seconda edizione, con un team italiano di Sub-Zero, Germain, non mi ricordo il terzo, ma c'è anche Melny. Roba incredibile, cominciate a spargere la voce. Oltre a questo, codice Grax, iscrivetevi, mancano solamente 1500 iscritti all'1,36. Il codice al terzo link, mi sembra, quarto link in descrizione, lo potete mettere anche in automatico, ma so cose che vi dice Grax. Dopo sta sonata, schiaccia sassi, mazzate, chiamatela come volete, almeno uno schippetto di consolazione. Ve l'ho promesso, 3 mega casse con codice Grax, punti stellari, let's go! Qualcosa di buono, ti prego. Ha laggato, di solito quando lagga c'è sempre roba pesante. Ti piacerebbe? Un sacco di monete, tante monete, l'oro pesa un sacco. 574, doppia mega cassa, please, givaci i top contenuti. Un giorno Grax, sto scherzando, neanche ve lo dico, non la vincerò. La spilla, quella della Championship, non la vincerò. Grax, metti dell'anima in pace perché non sei nulla. Vai. 471. Non mi dire niente anche con la terza. Deve esserci qualcosa all'interno, dai. Ragazzi, ci hanno arato. Un team incredibile, Miti 3 ci ha pure tolto un botto di percentuale. Io vi do l'appuntamento a questa sera alle 20.30, dove cercheremo di raggiungere i Miti 1 in qualche modo, sperando di non beccare player di quel calibro. Ma forse faremo anche un pushettino 39.000, ve la butto là. Alex e Zan li trovate al secondo e al terzo link in descrizione. Seguiteli perché Zan sta per arrivare a Miti 1 prima di me, mentre Alex sta per arrivare a Miti 2. Noi stiamo giocando Lega delle Stalle, ci stiamo divertendo. Fatemi sapere voi come vi sta andando qui sotto nei commenti, che lascio i cuoricini. Ciao belli, ciao ciao, arati, ciao.